Abbiamo chiesto un'informativa urgente sulla quale possa rispondere il ministro Salvini, soprattutto alla luce degli arresti che ci sono stati per corruzione, turbata libertà degli incanti in relazione ad appalti ANAS, il che ci preoccupa enormemente in considerazione di tantissimi appalti che anche il PNRR porterà. Queste vicende sono legate al governo precedente o anche ci sarebbero delle implicazioni dell'attuale ministro? Un'ipotesi. L'ordinanza è nei confronti di determinati soggetti che sono quelli appunto destinatari della misura e si tratta di fatti che partono dall'aprile-maggio 2022 e arrivano aprile-maggio 2023, quindi sono fatti recentissimi, dice il giudice nell'ordinanza.